Buonasera siciliani e siciliane e bentrovati al TG Antudo. Questa mattina era in programma all'interno della chiesa di Santa Maria dello Spasimo un convegno organizzato dalla giunta di Musumeci per raccontare i suoi 3 anni di governo ed evidenziare i punti programmatici per i prossimi mesi. Fuori però non sono mancate le contestazioni. Un gruppo di manifestanti ha atteso l'arrivo del presidente davanti all'ingresso dello Spasimo per criticare il suo operato e chiedere le sue dimissioni. Uno striscione molto eloquente, 3 anni di minchiate. È così che l'operato di Musumeci viene giudicato. Migliaia di lavoratori ancora precari, pianificazione territoriale finalmente completata in settori strategici, come rifiuti, che intendono bruciare all'interno di 2 termovalorizzatori che causeranno malattie e morte nei territori per gli abitanti. Miliardi di investimenti che finiranno nelle tasche delle solite imprese del nord per non dare in cambio servizi ai siciliani. E ancora. Centinaia di cantieri ancora aperti, una sanità che hanno ereditato in condizioni disastrose e che si sono adoperati per mantenere tale, una pandemia che hanno saputo gestire nel peggiore dei modi, spalmando i morti, come solo Ruggero Razza sa fare, afferma al megafono Giovanni Siracusa di Antudo Palermo, organizzatore della contestazione. Cambiamo argomento. La collina del caos ad Agrigento continua a venire giù. È l'allarme lanciato dall'associazione Mare Amico Agrigento. L'erosione marina e il dissesto idrogeologico costituiscono un mix esplosivo per la collina che ha dato i natali a Luigi Pirandello, che arretra ad una velocità di 2 metri l'anno. La regione siciliana aveva stanziato 6 milioni di euro per monitorare la collina, ma ad oggi nulla di concreto è stato realizzato per cercare di frenare questo lento ma costante arretramento della costa. Oltre che diverse case, rischia di crollare in mare anche la strada statale 640, che passa proprio sopra la collina e che in un tratto dista meno di 10 metri dalla frana, spiega Mare Amico. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19, e replica alle 20 e alle 21:45 su TVN, al canale 18 del Digitale Terrestre.